Oggi, 22 aprile, prende il via l'Earth Day Cefalù, giunta alla sua 8ª edizione e che si svolge in concomitanza con la 52ª giornata mondiale della Terra ed è promossa dal Comune di Cefalù in collaborazione con Earth Day Italia. La prima giornata dell'Earth Day Cefalù si è aperta con una conferenza presso la Sala delle Capriate in Piazza Duomo a Cefalù sulla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità. Ma bisogna rendersi conto che la biodiversità è la manifestazione vivente del pianeta Terra ed è il termometro che ci fa capire dove stiamo andando rispetto alle aspettative di vita. Ricordo a tutti che la vita sul pianeta Terra continuerà con o senza l'uomo, ma l'uomo deve rendersi conto che modificando in maniera inappropriata gli ambienti di vita delle piante e degli animali non ha futuro. Quindi se vuole salvaguardare il futuro alle generazioni dovrà darsi una regolata, dovrà stare più attento alle attività che compie. E continuando, altra iniziativa prevista per questa mattinata del 22 aprile, che si svolgerà a breve proprio nel tratto di spiaggia alle mie spalle, è la liberazione di una tartaruga Caretta Caretta a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Mirri di Palermo. Dunque, questo soggetto è stato recuperato circa 6 mesi fa da Ustica. È arrivata al centro con delle lesioni da lenza sul collo e sull'arto posteriore sinistro. Una volta recuperata è stata sottoposta alle prime cure, al primo intervento e quindi la prima nostra preoccupazione è stata quella di dare supporto appunto alle lesioni sugli arti. Ha avuto un lungo recupero perché appunto le lesioni da lenza sono quelle più preoccupanti perché poi non potendo muovere l'arto ovviamente non riescono più a nuotare. Quindi ha avuto un lungo recupero, dopo circa 3 mesi quindi la riabilitazione è stata positiva e una volta avute le condizioni meteo favorevoli, quindi soleggiate, abbiamo deciso di rimetterla in natura. Per la giornata della Terra ho voluto realizzare questo doppio murales in cui affronto i temi dell'ecologia e dell'ambiente in maniera molto personale. Ho creato questa sorta di microcosmo a metà fra un paesaggio marino e un paesaggio terrestre dove diverse esseri viventi convivono assieme. Il tema un po' è la biodiversità, cioè la convivenza nello stesso ambiente di diverse forme di vita. L'opera si intitola Controcorrente ed è un omaggio, diciamo, al pensiero creativo, alla creatività e al fatto di non stare all'interno delle convenzioni. Sempre sul lungomare di Cefalù, in queste 4 giornate dell'Earth Day, possiamo ammirare le splendide opere di Gennaro Troia, dalla Scuola Napoletana dei Madonnari. Gennaro, cosa raffigurano le tue opere? E ho pensato, noi abbiamo una collezione di queste opere 3D, ho pensato di portare le più attinenti al tema dell'Earth Day di Cefalù. E in pratica sono degli ambienti naturali, abbiamo un ambiente alpino, un ambiente cittadino, un ambiente di campagna, un porto e dei laghetti, diciamo, sono ambienti naturali proprio per esaltare, diciamo, il senso della natura di questa festa. All'interno della struttura ci occupiamo oggi precisamente
Battesimo della Sella e Cavalgiocare, una manifestazione che è all'interno del programma Air Day. Il battesimo della Sella consiste nel mettere a cavallo, fare dei piccoli giri con i bambini e anche adulti, per lo più per chi va a cavallo per la prima volta. Infatti il nome battesimo della Sella è proprio questo. Allora, per l'occasione colgo l'occasione per ringraziare i miei soci, che sono Giuseppe Macca, Giovanni Ciolino, Nadia Piscitello e Gianluca Ciolino. È sempre in occasione della prima giornata dell'Earth Day Cefalù, è stata inaugurata presso l'ottagono Santa Caterina, qui a Piazza Duomo, la mostra fotografica A Terra Mia, a cura dei landscaper, incentrata sulle bellezze della nostra terra, la Sicilia. In ognuna delle quattro giornate abbiamo modo di ammirare la cornice sul mare, un'installazione artistica realizzata dal liceo artistico di Cefalù, Jacopo Del Duca. L'installazione che mi pregio di presentarvi risponde ad una richiesta di collaborazione fatta dall'amministrazione comunale di Cefalù al nostro istituto, Jacopo Del Duca Diego Biancamato, nell'ambito delle attività dedicate all'Air Day, alla giornata della terra. L'opera è stata realizzata all'interno del laboratorio di metalli del liceo artistico Diego Biancamato, con la supervisione dei docenti Emilio Triolo e Rosalia Fuschi e dei ragazzi delle classi seconde e quarte. È un'opera che chiaramente risponde ad un significato allegorico che ciascuno può anche definire partendo dal proprio intimo, da quello che vi osserva. Dal nostro punto di vista rappresenta una finestra sul mare e una panchina. La finestra potrebbe essere considerata come una sorta di portale magico attraverso il quale tutti gli uomini della terra possono giungere in questo posto e da cui ogni uomo della terra può giungere in altra parte del mondo. E siamo giunti a questa seconda giornata dell'Earth Day Cefalù che si sta aprendo proprio con una suggestiva escursione sulla rocca organizzata dal Club Alpino Italiano, sezione di Cefalù. Professore, lei è stata una guida di eccezione in questa escursione alla Rocca di Cefalù, dove abbiamo appreso un sacco di cose. Ci può sintetizzare i punti più importanti della storia di questa rocca? Questo è un luogo, dicevo, di particolare interesse anche dal punto di vista archeologico, perché vi sono una complessità di testimonianze che vanno da quelle dell'uso quotidiano, quindi abitazioni, alloggiamenti per i soldati, casermette, forni, magazzini, a anche aspetti più complessi come chiese, come l'abitato che purtroppo è rimasto sottoterra. Io direi per troppo tempo, perché si trova in alto, ma dovrebbero esserci degli scavi archeologici molto, che io auspico sempre che ci siano, molto più importanti. Poi è un sistema naturalistico straordinario, cioè passare una giornata sulla rocca significa immergersi in un contesto che da un lato ti riconcilia con la natura e ti toglie dallo stress quotidiano, dall'altro ti stimola a conoscere la storia del territorio, la straordinarietà millenaria di questa città che è Cefalù, che non a caso prende il nome proprio dal promontorio a forma di testa, Cefaloidion. E questo è il promontorio a forma di testa, il mitico promontorio di Daphni, del pastore Daphni.
Dottor Giardina, di cosa si occupa il suo centro e come avviene questa liberazione dei volatili alla quale abbiamo appena assistito? Il centro è un ospedale per gli animali selvatici e dopo un percorso che può essere piccolo ma molto lungo riusciamo a riabilitare gli animali e quindi poi organizzare delle liberazioni pubbliche come è stato oggi. Oggi abbiamo liberato due gabbiani reali, un gheppio e una poiana che trovano sicuramente il loro habitat ideale in questi posti. CAI, sezione di Cefalù, Club Alpino Italiano, è riuscito a dare un contributo fondamentale nell'organizzazione di queste giornate dell'Earth Day Cefalù attraverso questa immersione naturalistica nella rocca di Cefalù. Noi tutti gli anni diamo una mano non soltanto all'Earth Day, ma ci dedichiamo anche a delle giornate ecologiche, a delle visite guidate in grotta. La nostra attività con i nostri 160 soci è abbastanza ampia e variegata. Nella seconda giornata dell'Earth Day Cefalù, che cade proprio in occasione della Giornata Mondiale del Libro, sta per svolgersi presso la Sala delle Capriate la conferenza Cefalù Letteraria, che avrà come protagonisti gli scrittori Consolo, Sciascia e Castelli. La letteratura spesso non ha necessità di apparire verosimile, perché la stessa realtà non è verosimile, perché è vera. La letteratura ci aiuta a descrivere il tempo nel quale noi viviamo ancora oggi. Le città sono luoghi della realtà e della memoria, vivono nella quotidianità dell'esistenza e nel ricordo. Si tratta di tre autori diciamo, che ho frequentato nel tempo e quindi per me diciamo, amabilissimi per motivi differenti, ognuno con le sue caratteristiche. Castelli, a cui tra l'altro è stato ispiratore di un mio spettacolo di successo già tanti anni fa, Sciascia, a cui abbiamo dedicato proprio qui a Cefalù una serata molto bella, molto intensa quest'estate, e Consolo, la cui raffinatezza, diciamo, eleganza della parola è straordinaria. È qualcosa a cui siamo ormai davvero abituati. È nato qui nel 2019 da uno spunto di Vincenzo Garbo, che ci chiese di fare qualcosa di inusuale su Dante. Creammo il Dante in Jazz, che abbiamo già eseguito due volte qui a Cefalù. Da allora, attraverso la nostra fondazione, Fondazione del Brass Group, abbiamo creato diciamo, più momenti di collaborazione, tre rassegne estive più questo appuntamento. La seconda giornata dell'Earth Day Cefalù si conclude qui nell'atrio del comune con i sapori della Costa d'Oro. Direttore, la Costa d'Oro è stata presente in queste giornate dell'Earth Day Cefalù, dando il suo contributo anche attraverso questa degustazione di ricette tipiche siciliane. Spieghiamo che cos'è la Costa d'Oro, come nasce e cos'è il GAC. Sì, e anche quest'anno noi siamo presenti qui a Cefalù come la passata edizione di Earth Day, un'amministrazione molto importante a cui noi teniamo molto. E la Costa d'Oro è un marchio che il Flag Golfo di Termini Imerese si è dato, è un club di prodotto per la promozione dei prodotti a base di pesce, sono le antiche ricette a base di pesce. Nell'ambito della Costa d'Oro abbiamo fatto nascere un'associazione formata da un gruppo di donne che ripropongono le antiche ricette delle nonne, delle veramente locali, a base di pesce, per la riscoperta degli antichi sapori. E così noi valorizziamo il pescato, diamo un supporto, seppure indiretto, al pescato locale, che per differenziarlo dal pesce di importazione e dal pesce di allevamento, che seppur buono e commestibile non ha le stesse caratteristiche organolettiche. Quindi la valorizzazione del territorio attraverso il cibo. Assolutamente, siamo all'interno del turismo enogastronomico,
e siamo dati questo marchio che si chiama La Costa d'Oro, i sapori della Costa d'Oro, e oggi il vasto pubblico ha potuto assaggiare le ricette delle ambasciatrici dei sapori della Costa d'Oro. Sì, l'ottava edizione di un evento che è ideato dall'assessore Mancinelli è stato costante nel tempo tranne gli anni del Covid, ma quest'anno grazie anche alla collaborazione di Verde Italia abbiamo veramente voluto farlo sviluppare in questi 4 giorni dal 22 al 25, tanta gente a Cefalù, è evidente che l'evento parte dalla sensibilizzazione ambientale per riscoprire i luoghi magici della nostra città e per far comprendere ai cittadini e ai turisti che è importante valorizzare sempre più questi luoghi. Preservare anche l'ambiente. Preservare l'ambiente è una grande... Ricordiamo la prima giornata che coincide con la 52ª giornata mondiale della Terra. È una grande responsabilità che ognuno di noi ha come cittadino, residente o turista, quello di visitare i luoghi e andare anche nei luoghi naturali rispettandoli al massimo, per cui abbiamo avuto degli incontri al Bordonaro, nelle nostre spiagge, dove c'è un artista spagnolo che sta realizzando delle bellissime sculture di sabbia, ci sono i Madonnari a lungomare, abbiamo avuto oggi una partecipatissima visita sulla nostra rupe e proprio dalla rocca si vivono delle emozioni molto molto belle perché si vede il golfo che da Cefalù arriva fino a Palermo. Il borgo di Cefalù si presta bene ad ospitare una manifestazione del genere per le sue bellezze paesaggistiche, però ricordiamo che è anche una manifestazione dagli importanti risvolti culturali. Oggi è la giornata mondiale del libro, c'è stata la conferenza Cefalù letteraria. Sì, coincide anche quest'anno con la giornata del libro, c'è stata questa conferenza, ma anche ieri c'è stato un seminario di apertura alla sala consiliare, proprio ad apertura della nostra ottava edizione di Air Day. Devo dire è ricca di appuntamenti e molto partecipata. Il fatto che oggi per esempio sulla Rocca c'erano 200 persone e tutte le presenze questa sera qui alla degustazione di questo importante progetto dei sapori della Costa d'Oro di questa associazione, di questo ente che è il FLAG, del quale io sono componente del CDA, devo dire che è una grande soddisfazione per il Comune di Cefalù. Questo progetto dei sapori della Costa d'Oro, che ha avuto uno sviluppo in tanti comuni, e oggi arriva qui a Cefalù. Allora, noi praticamente lavoriamo sul prodotto della costa, quindi lavoriamo il pesce che è il nostro pesce della nostra costa, quindi il pesce povero. Lo abbiamo rielaborato mantenendo comunque salde le nostre tradizioni, quindi abbiamo preso delle ricette di famiglia che i nostri nonni ci hanno tramandato e le abbiamo rielaborate in una forma di piatto gourmet. Ma sempre povero. Quindi è un piatto gourmet con le ricette tradizionali. Esatto, esatto. Abbiamo riscoperto lo sgombro, abbiamo riscoperto il baccalà, abbiamo riscoperto i piselli, il tonno, eccetera. Aiutaci, che tipo di spettacolo abbiamo fatto? Non lo so. Allora, signore e signori, questo è uno spettacolo itinerante costruito dalla compagnia Accademia Creativa in collaborazione con un grande marchio di cioccolata umbro che è Euro Chocolate. Non so se lo conoscete. Lo conosce, signora? Dica di sì, che siamo in televisione. Ecco, ecco. Tu cosa fai qui? Non fare la prepotente, vai via. Bene, bene. Volevamo salutare tutti. Che canale è? Canale 19. Tele 19? Tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia, però sta sul 19? Prima che ci arrivano al 19 c'è tutto. Al 519! Ciao Tele 1! Buon gioco giorno! E
anche nell'ultima delle quattro giornate dell'Earth Day Cefalù avrà luogo la proiezione del video cross multimediale sull'emergenza climatica a cura di ODD Agency. Si conclude oggi questa quattro giornate dell'ottava edizione di Earth Day Cefalù, manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Cefalù in collaborazione con Earth Day Italia in occasione della 52esima giornata mondiale della Terra, che ricordiamo è la più grande manifestazione ambientale mondiale istituita dalle Nazioni Unite nel 1970. Il bilancio è sicuramente positivo. Sono state quattro giornate, quelle dal 22 al 25 aprile, sicuramente molto intense e per fortuna all'insegna del sole e del bel tempo. Quattro giornate ricche di eventi naturalistici, culturali e artistici che hanno promosso una Cefalù all'insegna della salvaguardia dell'ambiente ma anche del ritorno alla vita normale, e questo voleva essere anche il senso profondo dell'organizzazione di questa ottava edizione. Dopo due anni di fermo dovuti alla pandemia da Covid-19 era importante dare un segnale alle persone che venivano a trovarci a Cefalù ma anche ai nostri stessi concittadini di un ritorno alla spensieratezza e a quello che è la vita normale. Voglio ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito per la riuscita dell'evento, a partire da Earth Day Italia, dal presidente Pierluigi Sassi, a tutte le associazioni che hanno partecipato all'ottava edizione di Earth Day Cefalù, agli sponsor e quindi Todaro Gruppo Eolo Energy, la Vecchia Marina Ristorante, da Sasà Pizzeria Ristorante, i Sapori di Don Ciccio, Creativa Valenziano Tipografia, Fabio Faso Fotografo e Idea Verde di Carmelo Liberto. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione di Earth Day Cefalù.